Allora, io non so se lei lo sa, ma lo dico anche qui, il ministro dell'istruzione da solo non può impugnare, io non ho né il potere di aprire le scuole nel paese, do solo un'indicazione di calendario, né il potere di chiudere le scuole. Quello dipende dal Ministero della Salute. Quindi la decisione eventualmente sarà di tutto il governo che ne parlerà se lo riterrà opportuno e necessario. Il mio problema in questo momento sono gli studenti. Certo. Perché io li pensavo in un posto sicuro, a scuola, distanziati. Gli insegnanti hanno fatto un grandissimo lavoro insieme ai dirigenti scolastici per farle rispettare quelle regole che si stavano rispettando, e i dati ce lo confermano, l'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico Scientifico, stamane anche il dottor Miozzo lo ha confermato in un'intervista di Repubblica. Allora, qui è una questione di priorità. Lo dico qui a questa platea importante, la scuola è o non è una priorità per questo paese? Perché per me è la priorità assoluta, dalla scuola passa il presente e il futuro di tutti noi, di quelli che siamo stati studenti in passato. Pensi se io non avessi avuto la scuola, oggi non sarei qui a parlare con lei, perché la scuola mi ha dato tutto. Pensi io che l'ho avuta e la sono scuola qua, in questo momento. Io sono il segno del fallimento della scuola italiana. No, Parenzo, le scuole chiuse rischiano di allargare il divario sociale, rischiano di allargare la forbice. Quindi lei sta dicendo una cosa molto importante qui, il Presidente lo ha detto nella sua relazione in modo molto chiaro, le scuole chiuse sono un brutto segnale per il Paese, c'è comunque la questione sanitaria che deve essere tenuta sotto controllo, ma il fatto che il Presidente l'abbia detto nella sua relazione, come dire, è un segnale importante. Vedere per lei quei ragazzi in giro per i centri commerciali a Napoli è uno spregio. È un dolore assoluto, non lo capisco visto i dati che ci sono, e soprattutto non facciamo un favore a questi ragazzi, li stiamo abbandonando. Non Quindi questo bene. È il messaggio che viene da qua. Certamente. L'ha sentito De Luca o no oggi? No. No, beh, non si arrabbi così. No, non l'ho sentito. Sono disponibilissima a dialogare con tutti come faccio sempre, però ecco, chiedo che ci sia massima attenzione nei confronti delle nuove generazioni. I giovani in questo paese sono stati dimenticati abbastanza nel passato. Penso che questo governo li debba valorizzare il più possibile proprio partendo dalle scuole.